Ciao a tutti, sono Alessio 19870. Altro gameplay di Resident Evil Operation Raccoon City. Via! Allora, ho completato il gioco. Adesso vi faccio vedere le immagini che ho sbloccato nella galleria. Tutte, dal primo all'ultimo. Quindi questo è l'ultima parte di Resident Evil Operation Raccoon City. Verso la fine vi dirò i prossimi giochi da fare. Se il prossimo gioco o giochi, ora vediamo. Via con le immagini della galleria. Questo concetto 1, poi 2, 3 e così via. Questo è il concetto 1. Ecco, Raccoon City, la città. Poi questo, un casco RPG con i proiettili e sangue. Vi farò vedere tutti che ho sbloccato. Numero 3. Ehi. Questo è la stazione di polizia. Numero 4. Ecco, i soldati. Questo, il teatro dove ho incontrato Nicolai e l'Iker di merda. Questo cos'è? Raccoon City, cos'è? Penitenziario. Vabbè. Poi questo, è sempre, no, questo è la torre dell'orologio, sembra. Numero 8. Ecco, il laboratorio Umbrella della prima missione. Allora, questo, una fabbrica. Poi è sempre la fabbrica, però cambia alle spalle, cioè gli edifici. Poi la centralina dove ho tolto la corrente. La canzone che sentite è bella, dai. Anche la parte precedente era bella. Sono belle canzoni. Ok, numero 12. Un'altra fabbrica. Quante sono? Siamo qua. Questa è l'entrata della fabbrica. Siamo al numero 14. Ecco, due soldati dentro l'ascensore. L'ho beccato il Tyrant e quello infuocato. Numero 15. E che cos'è? È un ospedale. È un ospedale di Raccoon City, però tutto bianco, come se fosse un modellino. L'ospedale ancora. Ok. Questo è il tetto dell'ospedale. Poi siamo al numero... Aspettate. Numero 18. Ah, questo è quello dell'ultima missione. Non mi è sfuggito. L'ho beccato Leon che spara dall'altra. Mi sfugge perché talmente che l'ho finito. Ok. 19. Mister X che prende a pugni due zombie. Vettore e Vector che sono là. Uno gli spara, l'altro che guarda. Numero 20, un altro modellino della stazione di polizia. Poi 21. Questo cos'è? Mi sembra una rotaia. Che cacchio è?
Oh, 22. Cos'è? Una stazione televisiva. Vedo un'antenna. Siamo al numero 23. 23. Ah, laboratorio! Con dei leaker. Ah, uno ha preso uno a terra. L'altro è nascosto. Dice che è sangue. Boh. 24. Per le strade. Va, la strada è in incendio. Ma un disastro. 25. La stazione di benzina dove ho beccato quelli hunter di merda. Ok. Siamo avanti. E questo cos'è? Un'altra parte della strada. Questo cos'è? Un'altra parte della strada. Che cacchio è, boh? E questo? I zombie e state bloccati da delle macchine e un autobus. Ok, questo con le barriere, però questo come un campo minato là. Soliti zombie. Numero 30. Ma questo è il laboratorio, si capisce dal cerchione là. Il simbolo è ombrella al centro. Era 31. Ah, questo me lo ricordo! Con il Resident Evil 2. Quando Ada cade da quell'altezza. Nello scenario di Leo. Ah. Poi questo. Ah, questo me lo ricordo. La penultima missione. E c'è la lava là sotto. Ho dovuto scappare un po' per quegli hunter di merda e quei Crimson Head. Ok, siamo al numero 33. Un'altra fabbrica dall'altra parte. Ok, siamo al numero 33. Questo sarebbe il 34. Eccolo. Vediamo dei zombie che vengono là. Due soldati da sopra che sparano. E quello lì chi è che sparano lì a destra? Sembra un poliziotto, però non so chi è. O è Leon. Potrebbe essere lui. Questo cos'è? Sembra le ragnatele. E quello che cazzo è quello lì? Vedo uno là in fondo. Boop. Niente, numero 36. Dei barili dell'ombrella. Per qualche sangue. C'è scritto T bla bla bla. 1751. Che cazzo è? Boh. 37. Vediamo. Soldati che sparano, zombie che arrivano. E quello chi è? In alto a sinistra un hunter. Sotto sembra... Che cazzo è? Uno che spera un pugno. Non si capisce niente, sembrerebbe Mr. X. Ma... 38. Uno spray medico. Ottimo. Questo... Il campione di virus G. Ok, numero 40. Ecco, un cadavere, che schifo. D 077775. Cazzo è. Una cassaforte. La cassaforte di Zio Paperone, mi sembra.
Ok. 42. Il Gatling di Nemesis. Poi si vede anche Nemesis lì dietro. Io riesco a vederlo. Il suo Gatling che ha usato prima. All'inizio dello scontro. E questo. Oh, il suo lanciarazzi. È sempre lui dietro. Lanciarazzi che ha preso nel baule lì. 44. E questo cos'è? T88. E vedo Mr. X imprigionato. Ma che cazzo? No. Non ci credo, imprigionato. Non so che cazzo è sta roba. Sembra una capsula. 90. Delle capsule. In alto a destra Mr. X, lo riconosco. Poi delle capsule così. In basso a destra sono delle capsule tipo quelle che hanno sganciato negli elicotteri. E quindi non so che cazzo sono quelle capsule a sinistra. 5, 4. No. Ma capsule così. 46. Una capsula rotta. C'è un ante qua dentro, bastardo. 47. Questa è bella. Una capsula là, una sotto e tre capsule di fila. Con dentro degli ante di merda. E un soldato a destra. Cazzo fa? Ma questa è bella. Ottima immagine. No, belle immagini, dai. Questa. E che cazzo è questa? Enorme. Ma dentro chi c'è? Boh. Andiamo avanti. Questo che cazzo è? È laser. Un macchinario. Non so che cosa, boh. Questa, la mia di prossimità. Poi numero 51, un'altra mina. Ma questa non l'ho fatta vedere. Ok. 52, un'altra mina, però cambia colore. Cambia anche il tipo di mina. Non sono le mine di Batway. Siamo avanti. Una granata stordente. Però ne ho due. Ok. Questa è una granata a frammentazione. Quella granata esplosiva. Ok, 55. Questa è bella, il lancia granate HKP con Resident Evil 3 Nemesis. Wow, l'immagine sopra è uguale a uguale al 3. Ma che bella arma, quello che ho usato nel gioco. Ok, 56. Un macchinario. Che cosa non lo so, sembrerebbe puoi prendere il virus o svilupparlo. Ok, 57. Che è sta roba? Qua sembra una puntura, un tipo di siringa. Poi non so perché luccica, no? Un tipo di siringa che non conosco. Avanti. Questi è la pistola. No, la pistola sembra. Ah, quel. Quando metti il virus te lo inietta subito. Zac, sparando. Ah, però. Questo cos'è? Un'altra siringa.
questa è nuova, sembra femminile questa qua. No, per il battito del cuore, per il simbolo del cuore. Ma la siringa così. Numero 60, eccolo. La valigetta con dentro 5 capsule di virus. Una c'è già, le altre 4 sono disperse. Ma quello è blu, quello è un azzurro, credo io. Ok. Oh, questa è bella! Anche contro Leon, anche gli va addosso col coltello e Leon che gli spara addosso. Ma l'ha colpito o no? Il coltello in mano per attaccare e lui spara. Questa è una bella immagine. Oh, 62. Questo è un Crimson Head. Questo è un Crimson Head ancora. Prima e quando arriva la trasformazione. Zombie normale, poi Crimson Head definitivo. 64. Le facce dei zombie. Altre facce dei zombie. Maschile e femminile. Oh. 66. Una donna normale. Trasformata in... Durante la trasformazione, trasformazione definitiva in zombie. 67. Madonna zombie degli abiti, cioè gli abiti in base al colore. Una donna zombie tipo quella che ho affrontato nel gioco. Un infermiere zombie. La giacca si capisce. 1,70. Un altro zombie però da vestito da tipo invernale, con gli abiti invernali. Infermiera zombie. Siamo a 72. Un'altra donna zombie, però normale. 73, ecco. Un soldato zombie infettato. Poi 74. I cani di merda! Oh! I cani di merda! No, tre tipi. No, sono i cani di merda, sono tre tipi. Tre facce diverse. Oh, questo è. I cani di merda! Ok, 75. Cos'è sta roba? Un polipo, un parassita di insetti schifosi. Sono insetti schifosi, sì. Ecco il parassita. Ragnetto schifoso. Siamo a 77, un altro parassita, va! Orizzontale e verticale, e ci sono due colori, blu e rosso. Ok, siamo a 78. E questo cos'è?
Ah, somiglia al mostro a schermata iniziale. È quel Licker neonato. A sinistra lo riconosco. Quella schermata del gioco, la previ start. Siamo a 79. Eccolo, il Licker neonato. Lo blu. Ok. Il parassita Nemesis. Come si chiama? Sono in una piovra o un polipo. Ok, passiamo avanti. La faccia di Nemesis. Ok. William Birkin infettato col virus G. Braccio destro con l'occhio gigante. Adesso sono due occhi, però cambia colore. Ma viene infettato. Beh, la prima trasformazione è questa. Carlos Oliveira, il protagonista di Resident Evil 3 quando trova il vaccino per il virus agile. Di Resident Evil 3 Nemesis, questo qua. Passiamo avanti. Ada Wong, la protagonista di Resident Evil 2 e 4. È uguale a quando appena incontrata nella missione, nella penultima missione. Poi avanti. I figli di puttana. Nicola Ginoev. Altro protagonista di Resident Evil 3 Nemesis. Claire Redfield, detta Chantecler, protagonista di Resident Evil 2 Code Veronica, la sorella di Chris Redfield. Qua c'è in mano il fucile M3. I vestiti appena incontrata nell'ultima missione. Passiamo avanti. Leon S. Kennedy. Sembra che si guardi allo specchio. Quanto mi piace il costume di Leon S. Kennedy. Lo vorrei anch'io. Questo costume. Uguale a quello che c'ha. Uguale, passiamo avanti. Eccolo qua di nuovo. Ok, passiamo avanti. E questi chi sono? Tre donne e tre uomini, chi sono? Boh. Ma non so chi sono, sembrano nuovi. Passiamo avanti. Numero 90 siamo arrivati. Una donna che ci lancia granate in mano. Una donna soldato. Ok, 91. Un disegno di una donna soldato. Che è quel pesce là? Cioè, pesce gatto. Ma sembra un disegno di come creare una donna soldato. Però è in bianco e nero, però non è a colori. Solo il pesce gatto a colori. Niente, siamo al numero 92. Questa sì che è una bella immagine. La donna soldato di prima. Ah, potrebbe essere la mia partner questa qua. Questa è una bella immagine. Va.
una donna soldato. Guarda che belli, questa bellissima immagine. La mia partner potrebbe essere questa qua. Chris e Jill, io e questa qua. Pensa un po'. Questa è la mia partner. Quindi Chris e Jill, io e questa qua. Questa no, no, questa è una bellissima immagine, la più bella di tutte. È la numero 92 questa qua. Passiamo al 93. Ecco. Un altro soldato del cazzo. Che c'ha una pistola, una siringa in mano, tipo la pistola che inietta il virus lì o qualcosa del genere. Con un, cosa in mano? La bacio sinistra, la mano sinistra. Boh. Ma andiamo avanti. E questo? Cos'è, una radio? Boh. Una radio, boh. Passiamo avanti. Un'altra donna soldato. Non è quella lì di prima, ma un altro disegno in bianco e nero. Ecco, davanti, laterale, dietro. Ah, ottimi disegni. Una 96. Un soldato uomo che somiglia, no, un altro disegno creato in bianco e nero. Ok, siamo a 95 questa, 96 questo, 97, ecco un disegno. E chi cazzo è questo disegno qua? Uno scheletro con delle ali e delle corna. Boh, non so cos'è. No, 98, un altro soldato, un altro uomo soldato, creato in bianco e nero con disegno. Ok, siamo al 99. Un altro soldato, qua questo a colori, con l'M4. Numero 100. E questo chi è? Boh, non lo conosco. Aspetta un attimo. Aspettate un attimo. Allora, schermo intero, eccolo qua. Ok, numero 101. Delle maschere. Le maschere hanno messo i personaggi del gioco, anche i soldati. Questo ha 102, altre maschere, qua, gli spettri, Beltway, Lupo, Berta, Vector anche, cioè qui, i protagonisti del gioco, cioè li riconosco dalle maschere che portano. Passiamo avanti,
103. Uno, è Bertha col fucile M16 e il coltello in mano. 104, Bertha alle spalle, forbici, coltello, già pistola in mano. Ok, 105, Beltway con la mina a terra e il fucile carico 12 in mano e la granata in mano. Che c'ha sulla gamba? I parastinchi. Ok, poi 106, Beltway alle spalle e pistola e granate. 107, Four Ayers, questa qua, una donna cinese che non ho mai usata. 108, Four Ayers alle spalle. 109, lupo col fucile silenziato e fa l'indice così, che fa il gesto di Jaden di Yu-Gi-Oh! Jinx, quel gesto là della mano con la maschera azzurro, e si vede anche la faccia. 110, lupo alle spalle, cioè l'immagine di spalle. 116 immagini, sono arrivato alla 111, eccola, Spectre col fucile tipo la K47 della milizia, mano sinistra così, che non so perché, e guarda di là con quegli occhiali lì, mamma mia. Ok, sono gli ultimi, dai. 112, Spectre alle spalle, pistola in mano. Cos'è la mano sinistra? Una mannaia? Oh. Ok, 113, ecco Spectre col fucile M16 però, stavolta. Ok, 114, il personaggio che ho usato io, Vector col coltello e la pistola, è questa posizione per quando scegli il personaggio così. 'Vector' così, le ultime due, 115, 'Vector' alle spalle, ok, l'ultima immagine, 116, chi è? Hank, frontale e di spalle, col coltello sul braccio sinistro e basta, ecco quella maschera così. Hank. Ok, questa è l'ultima immagine. Ok, ditemi voi quale immagine vi piace tra queste 116 che vi ho fatto vedere. A me l'immagine che mi piace di più è questa, la 92, quella che mi piace di più, l'immagine. Voi, la mia immagine della galleria che mi piace è questa, numero 92, a me. Voi, ditemi voi quale immagine vi piace tra queste 116 che vi ho fatto vedere.
La mia preferita è questa, 92, come vi ho detto. Che questa sarebbe la mia partner. Come ho detto, Chris con Jill e io con questa qua. Ditemi voi quale immagine vi piace. Io ve l'ho detto, la mia immagine a galleria che mi piace è il numero 92. Eccola qua. Ok. Fatto vedere tutte le immagini, ok, ok. Torniamo al punto di partenza. Allora, ok, vi ho fatto vedere tutte le immagini, quindi questo è l'ultimo gameplay di Resident Evil Operation Raccoon City. Ecco fatto. Allora, dopo Resident Evil Operation Raccoon City farò Resident Evil 6. Quindi ci vediamo per Resident Evil 6. Poi gli altri Resident Evil, Revelation è ancora presto, proprio avanti. L'altro, The Mercenaries 3D, stessa cosa, quindi più avanti. Li farò dopo aver finito il 6. Quindi farò così. Resident Evil 6, Revelation e The Mercenaries 3D. Farò così. Poi, se dopo il 6 farà un altro Resident Evil, lo farò. Quindi, anche se non ho finito Revelation, farò anche quell'altro Resident Evil che faranno. Quindi farò così. Quindi ci vediamo per Resident Evil 6. E tra le immagini che vi ho detto, ditemi quale vi piace. Io vi ho fatto vedere quale è questa qua. Ditemi voi. Ok. Questo è l'ultimo gameplay di Resident Evil Operation Raccoon City. Ci vediamo per Resident Evil 6. Ok? Quindi ho fatto vedere tutte le immagini. Ok. Allora, quindi vi dico che finisce qui il gameplay di Resident Evil Operation Raccoon City, l'ultimo gameplay. Quindi un ciao da Alessio 19 870. Alla prossima!